La cronaca la conoscete tutti, rimane un ragazzo di 23 anni ucciso, quindi due famiglie, due vite spezzate da questa violenza, qualunque sia il motivo che l'abbia generato. In via Immacolata, dove il molfettese Dario De Gennaro è stato ritrovato senza vita all'interno di un piccolo appartamento al primo piano del civico 27, sembra che la vita prosegua caotica come sempre. Le signore fanno la spesa, gli anziani sostano agli angoli delle strade, qualcuno stende i panni. Il portone del civico 27 si apre spesso, escono due ragazzi, poi entra una signora che ci invita a salire. Poche scale e subito balza agli occhi il sigillo affisso alla porta dell'appartamento in cui poche ore prima Dario De Gennaro è stato ritrovato senza vita. Dalla porta dell'appartamento adiacente esce un uomo, il vicino di casa del bicegliese. Mi davano un mesetto e prendono un po'. Lui con questo ragazzo, con la ragazza. Ah, quindi era fidanzato? Sì, però abbiamo visto siano due o tre volte. Abitavano da poco qui. Ma avete sentito troppo? Nessuno dunque aveva immaginato che in quell'appartamento si fosse consumato un omicidio e sembra che i residenti vogliano continuare a credere che non sia accaduto, che non sia vero che un ragazzo così giovane sia stato ammazzato in quel modo, così non ne parlano. Siamo stati sul posto e abbiamo chiesto ai residenti di dirci qualcosa. Nessuno parla. Lei vuole lanciare un appello anche a chi, insomma, vive in quella zona che è comunque molto frequentata e comunque è anche vittima di un fattaccio di cronaca che li investe in un certo qual senso. Queste persone si devono interrogare sui rapporti sociali di quel quartiere, ma come degli altri quartieri. Ma il fatto di cronaca è un fatto che evidentemente da quello che traspare è una questione fra i due che si è consumata in questo epilogo così tragico.